Buongiorno e ben ritrovati con il nostro video giornale. Apriamo con la questione delle pagodine natalizie in centro a Lecce. Da un lato, chi avrebbe voluto la collocazione in altri siti degli stand, chi invece difende la scelta dell'amministrazione. La querela sulle bancarelle in via Cavallotti, via Marconi, in questi giorni tenuto banco in città. Lecce Città Pubblica, gruppo consigliare coordinato dal consigliere Carlo Savvemini, ironizza dicendo: questa festa è una camera a gas. L'alternativa poteva essere Sette Lacquare, si legge in un post su Facebook, area commerciale abbandonata al proprio destino e che invece sarebbe ideale insieme al vicino mercato multietnico. Non mancano le alternative, semmai la voglia e il coraggio di cambiare la provocazione. Poi la replica dell'assessore Andrea Guido, che tende a spegnere le polemiche: una decisione presa insieme ai commercianti, impensabile pensare ad una festa lontano dal centro storico. Voltiamo pagina e parliamo di cronaca. Erano da poco passate le 21:30 di ieri sera quando ignoti hanno esploso un colpo d'arma da fuoco contro la saracinesca del supermercato Guliper che sorge in via Corsica a San Donato di Lecce. Immediata è scattata la segnalazione, i carabinieri della stazione di San Cesario sono giunti sul posto per avviare le indagini. I militari hanno da subito ritrovato un'ogiva